Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. La settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare dal simbolo della serie che stiamo facendo, di come possiamo utilizzare i nostri cinque sensi per sperimentare una crescita, una relazione maggiore con Dio. E vista, tatto, udito, gusto, olfatto, sono tutti doni che Dio ci ha dato. Per cui, essendo dei doni, sono qualcosa che comunque possiamo sfruttare per adorare anche con quelli il nostro Signore. La settimana scorsa abbiamo visto il vedere Dio. Questa settimana vediamo il tatto, la sensazione del sentire, del toccare Dio. La prima cosa che possiamo dire del tatto è una cosa ovvia, che è uno tra i cinque sensi, quello più esteso, perché mentre gli altri sensi sono tutti quanti concentrati in un organo, per cui occhi, naso, bocca e orecchie, il tatto noi siamo ricoperti da una superficie che è tattile, tutto quanto è sensibile. Tra tutte le creature al mondo, Dio ha deciso di donare a noi questa cosa speciale di poter sentire il mondo esterno con qualsiasi parte del nostro esterno, ma anche con qualche cavità interna che è sensibile al tatto. Non è un'affermazione scientifica, non è nemmeno un'affermazione teologica, è una mia opinione personale, ma secondo me Dio l'ha fatto perché noi fossimo degli esseri che avevano bisogno, che potessero desiderare di avere contatto con la natura esterna e con i propri simili. È per quello che siamo animali tattili, siamo creature tattili, siamo stati fatti a forma di Dio e Dio è un Dio tattile, come vedremo. Ma chi è che si ricorda magari la prima volta che ha tenuto per mano la ragazzina, il ragazzino, il ragazzo, la ragazza, quello che ci faceva proprio tanto tanto tanto, la prima volta, ve lo ricordate? Io mi ricordo ancora un'esperienza avuta quando avevo 22 anni. Stavo tornando dalle terme di Saturnia e ero seduto nei sedili posteriori del BMW di mio fratello, e a fianco avevo una ragazza di qualche anno più giovane di me, di cui non dirò il nome, e non la conoscevo da molto, ma a me piaceva proprio tanto sta ragazza e non sapevo se a lei piacessi io. Mi sembrava, ma non ero convinto che io piacessi a questa ragazza. Allora fu così che pian piano il sedile, io ero a sinistra, lei era a destra, cominciai, lei aveva la mano sul sedile, misi là un dito, poi due dita, poi tre dita, fino a quando le sue dita mi risposero e ci tenemmo la mano lungo il viaggio di ritorno, con l'esplosione di gioia del mio cuore. E talvolta basta un tocco con le parole, talvolta per esprimere un sentimento o rispondere a un richiamo, come quella ragazza stava rispondendo a me, basta soltanto toccarsi, il tatto. Sì, anche tu mi piaci, era la risposta che mi stava dando con quelle mani. In un modo o nell'altro noi tutti quanti desideriamo contatto. Pensate ad un neonato, avete mai visto la scena di un neonato? La prima cosa che fanno le levatrici, che cos'è? Quella di prendere il neonato e poggiarlo addosso alla mamma, e il neonato ancora non ha capacità di stringersi, ma tocca e è contento, è rassicurato di quel contatto pelle con pelle con la sua propria mamma. Noi italiani siamo famosi per toccarci e per abbracciarci, vero? A differenza di altri popoli che hanno il loro spazio vitale. Infatti si diceva, discutevo con mia moglie, che il fatto di un metro di distanza per l'italiano è una distanza troppo grande. Per un britannico dici, ma perché soltanto un metro? Perché quello normalmente è la distanza normale. Infatti in Inghilterra la distanza non è di un metro, ma di 2 metri, di un metro. Mi ricordo Christine, mia cognata, era terrorizzata
dal fatto che aveva questo cognato italiano che poteva abbracciarla in qualsiasi momento quando stava vicino. Mi voleva un male, bene, però a un metro di distanza, magari anche a due. Però noi siamo stati progettati da Dio per il tanto, siamo stati progettati per toccare e siamo stati progettati per essere toccati. Ma il fatto è che se vuoi ricevere il tocco, se vuoi ricevere il tatto, spesso devi correre dei rischi, devi renderti vulnerabile, così come io stavo facendo con la mano di quella ragazza nella macchina. L'abbraccio è il momento in cui tu esci dal tuo spazio e vai a invadere lo spazio dell'altro, dove l'altro e l'altro deve accettare che tu lo invada quello spazio. L'altro è invadere lo spazio dell'altro come una dimostrazione di rispetto quando abbracci un ospite a casa tua, di vicinanza quando abbracci una persona che ha avuto un lutto ad un funerale, oppure di amore quando abbracci i tuoi figli, quando abbracci la tua sposa o quando abbracci il tuo sposo. La scorsa settimana abbiamo visto questa frase che ha detto Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Per cui, se vogliamo capire in che modo Dio è un Dio del tatto, dobbiamo perciò guardare a quello che ha fatto Gesù con il tatto durante il suo ministero qua sulla terra, per capire cosa sta facendo Dio e cosa vuole fare Dio con questo senso. Mi dai la prossima? Leggiamo Luca 5, versetti 12 e 13. Mentre egli si trovava in una delle di quelle città, sta parlando di Gesù, ecco un uomo tutto coperto di lepra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la lepra sparì da lui. Ma che cosa significava? Sapete che cosa significava avere la lepra all'epoca? Non è soltanto una malattia. Sapete cosa significava in Israele essere un lebbroso? Ma costruiamoci una storia su questo uomo che è andato da Gesù, che chiaramente non è una storia vera, è una storia che immagina io. Supponiamo che questo sia una persona di 30 anni, no? Moglie e quattro figli, una casa di proprietà, un lavoro per sfamare la famiglia, fa il falegname. Un giorno torna dal lavoro e trova una macchiolina sulla mano. Non fa male, prude, ma è lì. Il giorno dopo lui torna al lavoro tranquillamente, tornando a casa trova una vescica all'interno del palmo della mano. La fa vedere alla moglie e dice: guarda, questa vescica ieri non c'era. La moglie lo rassicura dicendo: è chiaro, avrai utilizzato troppo la pialla, o la sgubbia, la sgorbia, qualche cosa, non ti preoccupare. E lì, non fa male, va al lavoro. Ma il giorno seguente le macchie sono sempre di più sul suo corpo. A quel punto la moglie gli dice: vai da un esperto e fatti vedere. Ora dovete capire che l'esperto in Israele in quel momento non era un medico, era un sacerdote. Il sacerdote guarda e alla fine del consulto sentenzia: hai la lepra, dovrai lasciare tua moglie e i tuoi figli, la tua terra, la tua casa, il tuo lavoro e andrai a vivere con gli altri lebbrosi fuori dalle mura della città. Attenzione, questa non è un'esagerazione, è quello che diceva la legge di Mosè, Levitico 13, capitolo 45-46. Il lebbroso, affetto da questa piaga, porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro! Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, e se ne starà solo, abiterà fuori dal campo. Una persona lebbrosa, l'uomo lebbroso, non solo avrebbe perso tutto, famiglia, lavoro, affetti, casa, non solo avrebbe abitato non più con persone normali ma tra altri lebbrosi, ma sarebbe stato scacciato da tutti.
reietto. Un lebbroso è qualcuno a cui tu non ti dovevi avvicinare mai, per nessun motivo, da tenere lontano persino dalla vista, se c'era un lebbroso là tu passavi dall'altra parte. Ma quello che c'era di peggio, non soltanto questo, è che sarebbe stato additato come un peccatore. Perché? Perché la lebbra, secondo gli ebrei, non solo non era solo una malattia, ma era un segno e un giudizio di Dio, che stava ad indicare che c'era qualche peccato che le persone non vedevano, ma Dio sì, e se lo stava punendo per quello. Solo reietto e giudicato. Ora sapete, la scienza ha scoperto che la lebbra non è che fa marcire il corpo. La lebbra è dovuta a un batterio che manda in tilt le terminazioni nervose deputate al tatto, e non ti fa sentire più nulla. Se fai le zucchine alla Giulietta potresti tagliare il dente e non sentire niente. Se stai vicino al fuoco e metti un fuoco praticamente dentro il fuoco, non senti niente. La lebbra in sé non ti uccide, è tutto quello che è intorno che diventa un pericolo, perché tu non senti più niente. Abbiamo detto che quando hai la lebbra tutti ti stanno distante. Quando hai la lebbra tu sei giudicato un peccatore. Quando hai la lebbra tu non senti più nulla. Capite adesso il coraggio della persona, la disperazione della persona nel chiedere a Gesù di avvicinarsi a lui per purificarlo. E capite l'estremo atto d'amore che ha Gesù per avvicinarsi a un impuro, infetto, reietto. Voglio che rivediate insieme con me il versetto in un'altra maniera. Sempre il versetto di Luca 5, 12 e 13. Mentre egli si trovava in una delle città, ecco un uomo tutto coperto di lepra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, purificami. Ed egli stese la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. Subito la lepra sparì. Vedete il versetto che ho evidenziato qui, lo toccò. Toccò in greco è aptomai. In realtà non significa toccare, ma molto di più. Significa allacciarsi a, aderire a qualcuno o qualche cosa. È lo stesso verbo che si usa, che abbiamo usato, per descrivere in modo garbato e non volgare un rapporto sessuale tra un marito ed una moglie. Non sto dicendo niente di triviale di Gesù, ma è quello. Aptomai è un contatto, ma non un contatto occasionale, è un contatto pieno, un contatto importante, un contatto di quasi tutto il corpo con il corpo dell'altro. Gesù non solo non si è fatto scrupolo di toccare il reietto, ma si è realmente allacciato al reietto. Il suo corpo ha aderito a quello del reietto, del lebbroso. E che ricordatevi tra l'altro che non poteva sentire quella braccia, perché la lebbra l'aveva reso insensibile, il suo tatto. Gesù lo ha abbracciato per lui, lo ha tenuto stretto. Ora vi chiedo, stiamo parlando di Gesù. Aveva bisogno Gesù di abbracciarlo? Il creatore del mondo, il creatore del lebbroso e anche del batterio che lo provoca, aveva bisogno di toccare il lebbroso fisicamente? In Matteo 8, mi dai il prossimo Matteo? In Matteo 8 un centurione gli chiede di guarire il suo servo e lui dice, Gesù dice: ah sì, non ci sono problemi, vengo subito. E a un certo punto il centurione dice: no, un attimo, non serve. E gli dice questo: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù risponde: io vi dico in verità che nessuno che in Israele ha trovato una fede così grande. Il centurione gli dice: guarda che io comando gli altri, so benissimo che se io comando qua ci sono persone che agiscono là e non mi serve di andare là, perché il mio comando è il mio di comando. Allora,
con il leproso lo ha fatto. Perché quella volta ha voluto abbracciare il leproso? Ricordate che Gesù, è vero che ha detto chi ha visto me ha visto anche il Padre, ma ha detto anche un'altra cosa, vediamo la prossima volta. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io vi ho fatto. Su questo versetto torniamo alla fine, ne parliamo dopo. Dio è un Dio del dato, un Dio che vuole toccare i suoi figli e le sue figlie, un Dio che vuole dire sono qui con te, ho compassione di te quando nessun altro ha, io ti vedo peccare ma sto ancora cercando di raggiungerti, porterò guarigione nella tua vita sia nel fisico che nello spirito, io diventerò impuro al tuo posto per il tuo bene perché ti amo. Gesù è venuto in questo mondo per toccare e per essere toccato, per coinvolgersi nella tua vita e perché tu ti coinvolga con la vita sua, che tu ti allacci a lui. E lo vediamo non soltanto in questo caso, nei Vangeli ci stanno decine e decine di casi, ne vedremo soltanto qualche uno, dove Gesù deliberatamente tocca la gente in maniera deliberata, anche quando non avrebbe bisogno di toccarla per guarire, confortare o benedire. Sarebbe bastata una sola parola sua, sarebbe bastato un cenno, un gesto, un pensiero, un battere di ciglio a lui creatore per salvare, per guarire. E invece no, e invece no. Lui ha voluto toccare nella prossima volta. Matteo 14, 31. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù tocca Pietro, Gesù afferra Pietro e i suoi dubbi e le sue paure. Prossimo. Marco 5, 28, 34. Se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salvo. In quell'istante la sua emorragia mi stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? Poi più avanti. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era accaduto, venne e si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace, sii guarita dal tuo male. In questo caso Gesù si fa toccare dalla donna malata, era una donna, non so se vi ricordate la storia, ma ammalata da 12 anni, che aveva perso tutto quanto, aveva pagato tutti quanti i soldi che aveva e era rimasta con la malattia. Si fa toccare dalla donna malata, impura per la perdita di sangue, perché per gli ebrei una perdita di sangue significava essere impuri esattamente come il leproso. E la rende sana, pura. Prossimo. Marco 5, 41. E presala per mano, le disse: talità cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni. Gesù tocca, prende la mano a questa figlia di Jairo, che era subito dopo la guarigione della donna, proprio. La guarigione della donna avviene come interruzione alla guarigione della figlia di Jairo. Gesù tocca, prende la mano della figlia di Jairo e porta nuova vita in lei e grande felicità nella sua famiglia. Prossimo. Marco 10, 14, 16. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. E presi in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro. Gesù prende i bambini, li mette sulle proprie ginocchia, li accarezza, impone le mani, mette le mani, li tocca con le sue mani. Tra l'altro i bambini sono quelli che hanno necessità del tocco, dell'essere abbracciati, per capire che li vuoi bene fisicamente, che li stai proteggendo. E Gesù è un Dio tattile, che non si rifiuta, non rifiuta questo tocco. Ultima, Giovanni 20, 27, 28. Porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio costato.
e non essere incredulo ma credente. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio, ancora una volta Gesù si lascia toccare, anzi chiede di essere toccato, chiede: toccami, toccami, per capire che sono realmente risorto. Però ci sono quei momenti nella vita in cui siamo attraversati angoscia, dolore, dubbio, lutto, difficoltà. Tutto il mondo sembra sotto sopra. Dove trovi l'aiuto quando sei così? Da chi cerchi l'aiuto quando sei così? Nella tua famiglia? Dei tuoi amici? Talvolta funziona, talvolta. Ma puoi arrivare a un certo punto dove ti senti come l'uomo isolato, isolata, reietto, reietta, giudicato, giudicata. All'inizio ti ho detto che per ricevere il tocco bisogna rendersi vulnerabili. Bisogna rendersi vulnerabili, rischiare, avere il coraggio di allungare la mano come io facevo con la ragazza nella macchina. Avere il coraggio di cercare Gesù, gettarsi ai suoi piedi, gettarsi ai piedi di Gesù. E dici: aiutami, guariscimi, purificami. Te la senti di farlo entrare nel tuo spazio vitale? E questo è il problema. Anche se siamo credenti, tante volte noi non vogliamo che Gesù entri nel nostro spazio vitale. Sì, ti amo, sì, ti prego, so che sei figlio di Dio, ma un attimo, ce la faccio da solo. Non mi serve che tu entri nel mio spazio vitale. Sì, ti voglio bene, ma a un metro di distanza. Te la senti di farlo entrare? Se lo fai, scoprirai che Gesù è lì pronto ad allacciarsi a te, spostare il suo fisico verso il tuo, sposare le tue battaglie, asciugare le tue lacrime. Abbiamo tutti bisogno del tocco di Dio, nessuno escluso, anche quelli che stanno bene, anche quelli che non sono ritenuti. Perché non abbiamo la lebbra, noi non abbiamo la lebbra, ma abbiamo un batterio che ci isola dal mondo, non ci fa sentire più nulla della vita reale, quella vita che Dio vorrebbe per noi, e si chiama peccato. È il peccato che ci rende agli occhi del Padre indegni, isolati, separati, impuri. O meglio, che ci rendeva isolati, separati, impuri. Gesù è venuto per uccidere quel batterio mortale e l'ha sconfitto, per togliere la separazione fisica, per instaurare la purezza davanti agli occhi di Dio. Ma in che modo arriva alle braccia di Gesù? In che modo arriva questo tocco tattile? Perché stiamo parlando di tatto, vero? Non stiamo parlando di: ma sì, io sento che Gesù mi tocca. No, 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 abbiamo detto che siamo coperti di pelle, dobbiamo sentire qualche cosa che ci tocchi. E Gesù è presente, lo sapete, sì, come Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non ce l'ha la braccia. Come facciamo a sentire? Vorrei ripetere il versetto lasciando sospeso e aggiungerne una parte. Giovanni 12, 15 e poi 14, 12. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado a Padre mio. Ho sbagliato volutamente nel dirvi che Cristo attualmente non abbraccia per allacciarsi a chi ha del bisogno. È chiaro che ce li ha nella prossima. Prima Corinzi 12, 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Siamo noi, siamo te, Dio, le braccia che arrivano, la sensazione tattile sulla pelle dell'altro, sulla pelle del lebroso, fisico o spirituale. La chiesa locale è fatta di membra che si muovono in mezzo ad altre persone che hanno bisogno del tocco di Gesù, che non sono ancora state toccate, che si trovano nella disperazione. Siamo chiamati ad uscire da qua dentro,
non rimanere qua dentro e toccarci tra di noi, ma di toccare le altre persone, così che le persone possano percepire il tocco di Dio attraverso il nostro ritocco, anche se siamo in pandemia e ancora ci è impedito di toccarci. Quando avremo la possibilità, il tocco è importante, non sottovalutate un abbraccio, una stretta di mano, non lo sottovalutate, non sottovalutare mai il potere del tatto, perché Dio si dimostra attraverso Gesù che è un Dio tattile, un Dio che vuole toccare, un Dio che vuole abbracciare. A volte abbracciare qualcuno che soffre è più efficace di mille parole. A volte una mano sulla spalla o un caldo braccio attorno valgono più di mille versetti spediti tramite il WhatsApp. Ti lascio con un ultimo versetto. Seconda Corinzi 1, 3 e 4. Benedetto sia il Signore, sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare per quelli che si trovano in qualunque afflizione. Vedete qualche ripetizione? Consolare, toccare Dio si può, è possibile toccare Dio, perché è un Dio del sentire con la pelle, è un Dio che vuole quel contatto. In Gesù troverai sempre l'abbraccio che ti consola se accetti di rischiare, di chiedere. Questo significa accettare Cristo e stare in una comunità locale e essere abbracciato e toccato dai tuoi fratelli e dalle tue sorelle in Cristo. E con quel medesimo abbraccio che ti consola e ti purifica, Dio vuole che tu consoli e purifichi gli altri che incontrerai nel cammino della tua vita. Dio è il Dio del tatto, non lo dimenticare. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere un Dio che vuole abbracciare. Grazie Gesù che tu vuoi abbracciare le persone, che non ti sei tirato indietro dall'abbracciare, dal toccare, dal prendere, dal carezzare, dall'imporre le tue mani. E tu sei un Dio che vuole il contatto fisico, sei un Dio tattile. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io ho bisogno del tuo contatto. Io ho bisogno di sentire il tuo abbraccio. Perché proprio in questo momento ho bisogno di essere purificato, di essere purificata, di essere confortato, di essere confortata. Io voglio toccarti, sentire la tua pelle su di me. E so che questo lo posso fare soltanto in mezzo a altri fratelli e altre sorelle in Cristo. Per cui io voglio connettermi, essere connesso alla mia chiesa locale. Se non ne ho una, voglio connettermi ad una chiesa locale dove ricevere l'abbraccio, il contatto fisico con le persone. E Signore, io voglio essere il contatto fisico che conforta gli altri. Io non mi tirerò indietro dal toccare il leproso, che sia fisico o che sia spirituale. Io voglio toccare le altre persone per trasmettere il tuo amore, per fargli sapere che tu sei presente, per dirgli ti conosco, ti amo, ti tocco, ti guarisco. Tutte queste cose le prego nel tuo